Schena Assicurazioni Generali Garibaldi. L'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio è ormai operativa, con la struttura organizzativa al completo, presieduta da Matteo Zubiani. Quest'oggi si è riunito un primo tavolo con il presidente della provincia, Luca Dalla Vitta, per cercare di capire le problematiche sul territorio. Obiettivo: la costruzione della gara di ambito e quindi del prossimo affidamento del trasporto pubblico locale. Vediamo come provincia, come agenzia del trasporto pubblico locale, che sia determinante costruire questa proposta in termini più condivisi possibili, quindi aprire da subito ogni forma disponibile di confronto con i diversi soggetti interessati. Oggi abbiamo iniziato con due incontri, diciamo, iniziali di confronto, dapprima con i rappresentanti delle associazioni sindacali, con le quali abbiamo stretto una sorta di patto di collaborazione, quindi partendo dal presupposto che l'obiettivo di servizi garantiti sempre migliori, ovviamente nel limite delle risorse, è condiviso, lavoriamo insieme su questo percorso che ci attende. Quindi anche da parte loro abbiamo raccolto con piacere, insomma, la disponibilità a un confronto costruttivo e al fatto che da oggi inizierà un confronto anche molto informale e operativo su quelle che sono le problematiche riscontrate piuttosto che sulle proposte da inserire nella nuova pianificazione dei servizi. Secondo momento altrettanto importante è l'incontro con la consulta provinciale degli studenti, rappresentata dalla neopresidente Giada Urbani e da Marco Del Nero. Gli studenti sono la stragrande maggioranza della clientela, sia dei trasporti su ruota che su ferro, quindi treni. Di conseguenza si è pensato anche di fare un sondaggio anonimo per avere dei dati scritti relativi alle problematiche e affidabili, perché nel momento in cui si chiede qualcuno non vuole esporsi, invece con un sondaggio anonimo si risolve il problema e si può avere concretamente la visione più ampia del problema. Diciamo che principalmente i problemi che si sono rilevati sono le coincidenze, cioè le coincidenze per esempio quando uno passa tra il trasporto su rotaia e quello su gomma, oppure lo stato dei mezzi, come per esempio i treni che alla mattina sono strapieni, o a volte degli orari dei pullman che non vengono rispettati, come pullman che arrivano un po' in anticipo e partono prima dell'orario prestabilito, o cose di questo genere. Affrontato questo primo step, prossimamente il tavolo si riunirà per cercare di capire le esigenze da affrontare e le eventuali azioni da compiere.